Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questa borsa. È una borsa un po' diversa perché ho dovuto realizzare questo interno che assomiglia un po' alla borsa bauletto che avevo fatto tempo fa Brownie. In quello avevo messo qui la cerniera, la struttura è un po' diversa, ma alla fin fine porta sempre il manico al centro della borsa. Quindi dobbiamo realizzare questo pannello in fondo e poi il pannello centrale. La borsa è foderata con delle tasche interne. Questo sono opzionale per chi lo vuole realizzare. Adesso vi faccio vedere che ho realizzato anche un altro manico a tubolare a spirale che qui si può cambiare i manici a secondo i gusti. Si può anche utilizzare la catena per portarla a tracolla, sempre sganciando questo e montando questo. Quindi vediamo i materiali e passiamo al tutorial. Questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa e sono da Plexudex, un fornitore greco. Troverete tutto scritto nell'info box. Iniziamo a lavorare la parte del pannello centrale perché la borsa va lavorata il pannello del corpo borsa, il fondo e il pannello centrale. Quindi iniziamo con il corpo borsa, facciamo un campio, vi faccio vedere un campione più piccolo. Il punto è un multiplo di 3, quindi abbiamo 21 catenelle. Per la borsa ho avviato 111 catenelle, quindi vi faccio vedere il campione con 21 catenelle. Abbiamo 21 catenelle, chiudiamo in questo modo senza far girare il lavoro. Chiudiamo una catenella e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Per non perdere l'inizio del lavoro, mettiamo il marcapunto quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, una maglia bassa, rimettiamo il marcapunto. Andiamo a lavorare secondo giro di maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima. Togliamo il marcapunto, una catenella, rimettiamo il marcapunto. Adesso andiamo a lavorare punto alto incrociato. Carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2. Nel terzo lavoriamo una maglia alta, una catenella,
Torniamo indietro dove c'è il marco punto e lavoriamo una maglietta. Questo è il punto che ho utilizzato per il cappello che ho fatto come l'ultimo video nel canale. Carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 nel terzo, lavoriamo una maglietta, una catenella, carichiamo il filo e lavoriamo una maglietta. Di nuovo carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 nel terzo, lavoriamo una maglietta, una catenella, torniamo indietro, saltiamo 1 nel primo punto, lavoriamo una maglietta. Di nuovo carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, qui lavoriamo una maglietta, una catenella, carichiamo il filo e torniamo indietro e lavoriamo una maglietta. Questo è il primo motivo. Dobbiamo continuare fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo terzo giro, che sarebbe anche come primo giro del punto, però come lavoro il terzo giro. Chiudiamo qui, dove abbiamo la maglia alta iniziale, una catenella e giriamo il lavoro, perché adesso dobbiamo andare a lavorare all'interno e dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto compreso la catenella che abbiamo fatto al centro, quindi 1, la catenella, l'altra maglia alta. Quindi non dimenticate di mettere il marcapunto. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro. Arrivando alla fine, togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. E così abbiamo completato il terzo giro e il quarto giro. Adesso lavoriamo il quinto giro. Carichiamo. Vedete che qui abbiamo la maglia alta. Dobbiamo andare a lavorare qui, in corrispondenza qui. Una maglia alta, una catenella. Non dobbiamo andare a lavorare così qui come abbiamo fatto nel primo giro. Invece cosa facciamo? Scendiamo giù, prendiamo la maglia alta, incrociato questo primo, e lavoriamo una maglia alta e rimettiamo i marcapunto. Di nuovo carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 nel terzo, per non sbagliare deve corrispondere a questa maglia alta, e lavoriamo una maglia alta, una catenella, carichiamo il filo, scendiamo giù nel maglia alta sottostante e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo carichiamo. Andiamo a lavorare una maglia alta qui, una catenella, carichiamo una maglia alta sottostante. Quindi ripetiamo fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, togliamo il marcapunto, chiudiamo con una maglia bassissima in questo punto, una catenella. E giriamo il lavoro. Quindi per completare l'altezza della nostra borsa, dobbiamo andare a ripetere il giro di maglia bassa e un giro di maglia incrociata. Quindi dobbiamo ripetere il quarto giro e il quinto giro per avere l'altezza desiderata.
Allora, in totale dobbiamo avere 11 di maglie alte incrociate e 11 di maglie basse. Quindi continuate fino ad avere l'altezza desiderata, o questa altezza o qualche altra altezza che volete. Ho terminato di lavorare questo pannello, ho fatto 11 giri del punto maglie alte incrociate e poi 11 giri di maglie basse, che sarebbe dal rovescio, e questo è diritto. Arrivando al punto dove ho chiuso con maglia bassissima, ho messo un altro marca punto qui. Per dividere il pannello, adesso lavoriamo il pannello superiore, che va lavorato diviso a metà e a metà. Dobbiamo fare un po' di giri di maglie basse. Quindi rientriamo e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare dove abbiamo il marca punto qui. Quindi continuiamo fino ad arrivare qui. Arrivando a questo punto dove abbiamo marca punto verde, facciamo l'ultimo, una catenella e giriamo il lavoro. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto dove c'è marca punto arancione. Farò alcuni giri e poi vi lascerò scritto sopra quanti giri dovete fare. Ho terminato di lavorare 3 giri di maglia bassa da questo lato, la stessa cosa che ho fatto anche da questo lato, lavorando 3 giri di maglia bassa, lasciando qui un punto e da questo lato un punto. Ho messo anche il marca punto sia di sotto, anche qui di sopra della borsa. Adesso taglio la rete, che già voi sapete come taglio la rete. La prendiamo. Già ho preparato, chiudendo il lato aperto. Andiamo adesso a inserire la rete così. Sistemiamo bene all'interno della borsa. Sempre con il filo crema, prendiamo la borsa, partiamo di qua, andiamo a lavorare un giro di maglia bassa, prendendo sia il lavoro e la rete. Quindi lavoriamo un giro di maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Quindi continuiamo così fino ad arrivare qui. Ho terminato di lavorare il giro di maglia bassa per fissare la rete. Tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. E così abbiamo sistemato la parte di sotto. Blocchiamo il filo all'interno. Passiamo da parte di sopra. Però utilizzerò il filo fucsia per spezzare un po' il colore. Partiamo da questo lato qui. Andiamo a lavorare il bordo fissando sia la rete e il lavoro. Togliamo un quadretto.
Iniziamo da parte di sotto qui. Qui c'è il marcapunto, saliamo sopra qui e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando qui all'angolo, lavoriamo 3 maglie basse qui all'angolo. E continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine, lavorando anche il laterale qui. Quando arriviamo qui dobbiamo tagliare un quadretto, dobbiamo farlo dopo così prendiamo il punto preciso e poi continuiamo fino alla fine del giro. Arrivando a quest'angolo dove c'è l'altro marcapunto, tagliamo sempre un quadretto. E facciamo 3 maglie basse in questo punto qui, in quest'angolo. E giriamo perché dobbiamo lavorare questo lato e poi risalire. Togliere il marcapunto perché dobbiamo rifinire questo bordo. Apriamo qui. Entriamo qui. Entriamo qui. Continuiamo così fino ad arrivare a questo angolo dove noi faremo di nuovo 3 maglie basse in questo punto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Fino ad arrivare a questo punto. Poi quando arriviamo a questo punto dobbiamo completare questo angolo. Adesso vedete come abbiamo questo angolo fatto in questo modo. Dobbiamo rifarlo fino a questo lato. Ho terminato di lavorare il bordo. Arrivando a questo punto tagliamo il filo e ricreiamo l'asola di chiusura. E lo blocchiamo all'interno della borsa. Arrivando a questo punto, prendiamo il corpo borsa e il fondo perché dobbiamo andare a montare il fondo alla borsa. Il fondo misura 26 centimetri per 13 centimetri. Prendiamo
in marca punto. Ricordiamo dove avevamo messo il marca punto. Andiamo a fissare il fondo alla borsa. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di fissarlo. Adesso con ago e filo vado a cucire in questo modo. Faccio passare l'ago prendendo le due assole così. Quindi continuiamo a passare il filo in questo modo fino alla fine del giro. Continuiamo così fino alla fine. Il fondo della borsa è pronto. Passiamo a lavorare la parte interna per il manico. Per la parte di sopra dove noi andremo a montare il manico abbiamo 33 catenelle. Abbiamo le nostre 33 catenelle, lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile fino alla fine della riga. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo lavorare 19 righe, quindi continuiamo fino ad avere l'altezza desiderata. Ho terminato di lavorare 20 giri. Tagliamo la rete della stessa misura di questo pannello. E andiamo a lavorare il perimetro lavorando una maglia bassa in ogni punto disponibile e negli angoli una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto. Poi ripetiamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e rifiniamo tutto il perimetro seguendo questa sequenza, una maglia bassa in ogni punto, nei quattro angoli, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Ho terminato di lavorare il perimetro, arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima, pieghiamo in questa maniera. Prima di chiudere dobbiamo andare a montare i due ponticelli. I due ponticelli ci sono i viti per poter vitare. Prendiamo il ponticello
Contiamo 1, 2 e 3 e inseriamo così. E contiamo 1, 2 e 3, inseriamo qui, in questo modo. Dobbiamo farla passare di sotto così. E così abbiamo fatto passare con questa aletta. Andiamo a bloccarlo. La stessa cosa andremo a fare da questo lato. Ho terminato di fissare i ponticelli, pieghiamo in due, andiamo a lavorare un perimetro lavorando i due pannelli in questo modo. Andiamo a lavorare le due assole in questo modo, lavorando una maglia bassa, prendendo le due assole. Ho terminato di lavorare questo pannello per il manico. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo e andiamo a nasconderlo sotto. E così il nostro pannello è pronto. Dopo aver terminato di lavorare questa parte, cioè il pannello dove dobbiamo andare a montare il manico, ho lavorato un altro pannello, sempre con la gradazione di fucsia, partendo da qui, lasciando due punti dai due laterali. Ho lavorato un po' di righe di maglia bassa. Vi faccio vedere da questo lato perché andrò a lasciare questo. Partirò prendendo, lasciando uno e due nel terzo, andrò a lavorare solo un'assola. Prendiamo il filo, agganciamo e lavoriamo una catenella, continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni assola disponibile. Alla fine dobbiamo lasciare due punti o due maglie, come lo volete chiamare. Quindi continuerò a lavorare una maglia bassa in ogni assola, fino ad arrivare a questo punto. Sono arrivata a questo punto in corrispondenza a questo pannello già lavorata, una catenella e giriamo. Dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. E questo dobbiamo andare a ripetere per 12 volte. Ho terminato di lavorare 12 righe di maglia bassa, come avevo fatto per questo lato. Adesso abbiamo due pannelli che serviranno come chiusura per la nostra borsa, che poi andremo a montare il manico qui. Quindi tagliamo il filo e mettiamo questo pannello da parte. Dobbiamo fissare questo poi all'interno, così.
mettiamo questo da parte. Il prossimo passaggio sarà andare a cucire, a preparare la fodera. Ho già spiegato tante volte che la fodera la faccio in questa maniera, prendendo la misura della circonferenza dell'altezza fino al fondo, piegare la stoffa in due, tagliare e cucire i tre lati e poi piegare un po' il bordo e poi fissarlo alla borsa. Ma siccome qui ho un'apertura in questo che ho preparato già per cucire qui all'interno, ho lasciato il bordo qui aperto così, perché poi quando andrò a cucire andrò a piegarla così per poter cucire questo lasciando sempre lo spazio. Quindi questa è la mia fodera già preparata, pronta. Vado ad inserirla dentro e poi con ago e filo andrò a cucire la fodera alla borsa. Se volete già la fodera pronta potete richiederla da meceriamary.it. Hanno già delle fodere già belle pronte, se volete anche fatte su misura sono disponibili. Ho cucito la fodera da qui fino a qui, perché ho lasciato qui aperto, anche se adesso l'ho tenuto con gli spilli, perché devo andare a cucire questo e poi dobbiamo applicare i bottoni automatici per la chiusura. Prendo questo pannello, inserisco qui dentro, prendo il filo ago, vado a cucire 1, 2 e 3. Ho messo questo segnale per far vedere, passerò l'ago, vedete, ho preso questo perché noi andremo a fissarlo così. Quindi passiamo nel secondo e prendiamo il secondo punto sotto e passiamo così. Di nuovo ripassiamo. Quindi non facciamo altro che continuare a cucire fino a fissarlo bene qui. Ok, dobbiamo cucire dall'interno, potete anche partire da sotto e cucire fino a qui. Siccome io devo ritornare indietro dopo, quindi cucite il pannello in questo modo. Non dimenticate di prendere il pannello di sotto, questo qua, questo centrale, dobbiamo prenderlo anche. Quindi continuiamo così fino alla fine e la stessa cosa faremo anche da questo lato. Ho terminato di cucire i laterali dove ho montato già il pannello per il manico. Adesso vi faccio vedere altri passaggi. Dobbiamo cucire due automatici qui e cucire altri due qui, perché la borsa avrà una chiusura di genere. Vedete? Questo pannello serve per chiudere la borsa e avremo
borsa così, chiusa. La stessa cosa faremo pure qui, chiusa. Quindi ho questi bottoni, potete anche mettere bottoni magnetici, ma ho preferito questo perché c'ho questo. Per i manici ho realizzato due, uno a spirale e l'altro piatto, così si può cambiare come uno vuole, perché qui si può agganciare i moschettoni apribili. Tanto vi faccio vedere, si aggancia così. E si può cambiare a piacere, si può mettere il logo qui, l'etichetta, o anche ricamare qualcosa da questa parte in alto. Allora vado a completare tutti questi passaggi che vi ho spiegati. E vi farò vedere la borsa completa. La borsa è pronta. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.